È finito. La miseria è finita. L'Italia è in pieno boom. Lo chiamano il miracolo economico. Non è più tempo di melodrammi, catene, tormenti o colombe bianche. Ora si balla e si canta, dovunque, sull'onda dei nuovi ritmi. In Italia erano ancora poveri ma belli, come nel film di Dino Risi. Volevano solo diventare adulti, entrare nel mondo del lavoro e mettere su famiglia. Nei primi anni 60, invece, i giovani vogliono essere giovani. Studenti, operai, chiunque può permettersela, magari pagandola a rate, per godersi la propria libertà e andare in vacanza d'estate su quelle spiagge affollate dove si registra già il tutto esaurito. Molti tratti, imponenti lavori hanno già trasformato l'Aurelia in un'arteria larga e moderna. Inoltre, tra Roma e Civitavecchia è in progetto un'autostrada e quando sarà costruita qui si circolerà meglio. Ma anche allora questa strada resterà molto affollata la domenica mattina. È chiaro che procedere così, in colonna, mette a dura prova la pazienza di chi guida. La domenica è breve e tutto il tempo che passa sulla strada è tolto al mare, al sole, al riposo. Così molti fanno i furbi. Fanno i furbi. Avete mai fatto i furbi voi? Pensateci bene. Qualche volta riesce, qualche volta no. E allora sono guai per i furbi e per gli innocenti. La giornata di festa si trasforma in una giornata di lutto. L'altra grande corrente domenicale si riversa sulla via del mare, che porta alle spiagge tradizionali dei romani, Ostia e Fiumicino. È una corrente più varia, che cerca il mare più vicino e più a buon mercato, e ci arriva coi mezzi che ha. Qui si vedono molti scooter e molte motociclette. Le due ruote sono sfruttate al massimo, e con uno schizzo di miscela c'è chi trasporta tutta la famiglia. È proibito, ed è un'imprudenza. Ed è proibito perché è un'imprudenza. E una moto così carica tende a sbandare, non è facile guidarla. E poi gli altri non sempre se ne rendono conto e sprecciano vicino, senza riguardi, a volte senza nemmeno un colpo di clacson. Non è un fiume che scorre, e neppure una parata militare. È la terza via che unisce Roma alle spiagge, la Cristoforo Colombo. Questa è una strada davvero moderna, a quattro corsie, con carreggiate separate a senso unico, fatta per smaltire un traffico di migliaia di macchine all'ora.
Se in una strada così avvengono incidenti, non è colpa della strada, ma di chi guida. E gli incidenti avvengono. Sono arrivati. Nelle domeniche d'estate si può dire che al mare c'è tutta Roma. Questa grande migrazione è in parte un effetto dell'aumentato benessere degli italiani, in parte è il bisogno di fuggire, di interrompere almeno per qualche ora il contatto con la città, di sottrarsi alla pressione del suo traffico snervante, disordinato, pericoloso. Ora sono più tranquilli, si riposano. Ora la città li riprende più distesi. Il fiume di luci scorre compatto, senza impazienza, verso qualche cosa che in fondo fa un po' di paura.